Questa sera abbiamo cominciato il nostro percorso artistico-culturale ed enogastronomico. Metti una serata in cantina, 5 storie dai vicoli. La prima serata di stasera, che con Nicola Giuliani, veniva dal Tavoliere, una serata straordinaria di musica e cibi straordinari del nostro chef. E c'è stato un ospite straordinario stasera, che è Leo Guidacci delle cantine Il Tuccanese di Orsara di Puglia. Questa sinergia ci dà la possibilità di promuovere non solo i nostri prodotti, ma anche i prodotti dei territori limitrofi. Voglio ricordare anche che il 20 novembre comincia, sempre nelle nostre cantine, un percorso artistico-culturale di degustazione tenuto da Michele De Lilla e Nicola Giuliani. Il primo incontro, giovedì 20 novembre, ci sarà la presentazione e le tecniche di degustazione. Pensiamo che oggi, per promuovere il territorio, bisogna ragionare in una logica di sistema, allargando un po' gli orizzonti. E abbiamo scelto di invitare Leonardo Guidacci di Orsara di Puglia, perché ormai Orsara da anni sta diventando veramente un polo enogastronomico molto importante e di riferimento per tutta la regione pugliese. Tant'è che l'architetto Leonardo Guidacci ha presentato un vino straordinario, autentico, unico, chiamato il Tuccanese, che è un'uva che deriva da un clone del Sangiovese. È un vino che esce fuori dagli schemi, perché non viene filtrato, non viene stabilizzato, non viene fatto con l'uso di lieviti selezionati che un po' appiattiscono i vini sotto l'aspetto identitario. Quindi pensiamo che anche Sansevero debba imporre un proprio modello culturale, una propria filosofia produttiva, un po' come sta facendo Leonardo Guidacci.